buongiorno e bentornati sul canale. La Manu è incriccata. Ho preso un colpo d'aria perché qui il tempo, io non lo so, qualcuno ha lanciato un maleficio, un anatema. Ma che dici? Sembra di essere tornati a gennaio. Fa freddo, piove. Confidiamo nella luce celeste che dia un senso a questo video. E quindi colpo d'aria fatale per la Manu. Ieri sera Michele mi ha spalmato mezzo chilo di Voltan. Proprio ho tutta questa fascia muscolare del collo completamente contratta. E quindi ecco perché le mie Bactus tornano utili prima o poi. Perché mia suocera e mia mamma continuano a dirmi: ma poi che te ne fai di tutte quelle sciarpe, quegli scialli, quelle Bactus? E io... avete voglia di scherzare, vero? A questo servono comunque video acquisti fatti da IKEA online. E vi chiedo scusa, ma voi non potete capire il dolore che c'è dietro questo pallido, fievole sorriso. Vabbè, movimenti tipo robot. Comunque il corriere questa mattina mi ha portato il mio ordine fatto venerdì scorso, come vi dicevo, sul sito di IKEA, perché tranne per cose di dimensioni ragguardevoli potete anche comodamente acquistare da casa. Vi arriva il corriere con 4,90 euro di spese di spedizione se state, penso, entro un tot di peso del pacco, insomma. Se invece dovete acquistare cose più pesanti, più ingombranti, non potete acquistarle online, dovete per forza fare l'acquisto in negozio fisico. Ho speso circa 50 euro comprese le spese di spedizione. Non credo ci sarà la bolla di acquisto, non ho neanche il mio computer sotto mano, ma i prezzi bene o male a cicche e spanne me li ricordo, quindi se c'è qualcosa che vi può interessare, di solito ci sono anche i nomi sulle cose di IKEA, quindi vi dirò il nome dell'oggetto, nomi veramente stramboidi a livelli allucinanti, e anche il prezzo, più o meno, euro più, euro meno. Allora, io ho già disimballato gli oggetti più fragili, però devo dire che era tutto perfettamente imballato con il pluriball e anche la carta da imballaggio. Quindi davvero, spedizione fantastica, imballaggio super perfetto, è arrivato tutto integro, niente da dire. Io per velocizzare un po' le tempistiche ho già disimballato gli oggetti più fragili. Ho preso per 2,50€ questo vaso, si chiama Papaya. Ci sono diverse colorazioni disponibili, io ho scelto questo celeste, questo azzurro molto molto tenue e molto chiaro. Siccome sto accumulando un certo numero di orchidee, di Phalaenopsis, avevo bisogno di acquistare un vaso in più, perché se trovo un'orchidea che mi colpisce, che mi piace, io l'acquisto e poi ovviamente ho bisogno del sottovaso, quindi poi all'interno ci metterò l'argilla, o anche la perlite, ma l'argilla è meglio, e poi all'interno ci metto il vaso contenente l'orchidea. Poi della stessa linea ho acquistato due dispenser per il sapone liquido e un portaspazzolini da denti e dentifricio. Sono in grass, questo bel colore molto neutro, classico, fine. Qui non ci sono i nomi, comunque negli articoli per l'arredo del bagno li trovate, costano mi pare 4,50€ a pezzo. Ho preso due dispenser per il sapone perché uno andrà nel bagno di sopra assieme al portaspazzolini e l'altro andrà qui sul lavello di cucina. Poi magari ne acquisterò un terzo per il bagnetto di sotto. Poi ho acquistato un set di tovaglioli in tessuto perché voglio farla finita con i tovaglioli di carta, perché è uno spreco inutile di risorse, va tutto sempre nell'indifferenziato, quindi basta produrre così tanti rifiuti. Questo set da 6 è in cotone 100%, si chiama Gruppera, esatto, 100% cotone. Insomma, i tovaglioli di cotone una volta che vi si sporcano, boh, li ficcate in lavatrice o li lavate a mano, insomma. Eccoli qua. Poi ho comprato lo spruzzino per le orchidee e per i bonsai di Michele. In realtà Michele avrebbe bisogno di uno spruzzino particolare fatto apposta per i bonsai, però nell'attesa di riuscire a trovarlo a prezzi accessibili, perché gli accessori per la cura dei bonsai hanno dei prezzi stellari, se ne approfittano secondo me. Comunque per 1,50€ mi sembra,
Ho acquistato questo spruzzino per nebulizzare l'acqua sulle foglie delle orchidee. Poi, questo l'ho preso per Michele. Articolo nuovo, una novità del periodo, ho comprato questo tagliapasta. Quando avete degli impasti, perché non so, vi fate il pane in casa, la pizza, vi fate le torte, le brioche, salate, dolci, eccetera, e avete bisogno di tagliare l'impasto per porzionarlo, con il coltello è sempre un mezzo disastro, perché i coltelli sono seghettati, altrimenti non tagliano, ma col coltello seghettato sformate tutto, vi inchiccolate, eccetera. Questo ha il taglio netto preciso, è uno strumento proprio fatto apposta, il tagliapasta. Non c'è il nome dell'articolo, vabbè, comunque è nei prodotti nuovi e costa 3,50 euro. Utilissimo, aggeggio utilissimo, perché noi panifichiamo in casa, soprattutto Michele che manipola lui gli impasti. Io li preparo col KitchenAid, quindi peso, faccio, e poi dopo lui li manipola e ne aveva bisogno. Poi ho acquistato due imbottiture per cuscini, siccome quelle che avevamo si erano disintegrate. Noi di solito teniamo due cuscini sul divano per la schiena, per essere un po' più comodi. Queste imbottiture costano, mi pare, 3 euro l'una o 3,50 euro. Si possono lavare a 40 gradi, ma io... vabbè, le ho lavate sempre in lavatrice senza centrifuga a 30 gradi. Dov'è l'italiano? 100% poliestere. E si chiamano Inner, misura 50x50 cm. Poi, vediamo cosa manca, cosa manca. Allora, ho comprato poi per 1,50 euro l'uno questi due attrezzi da cucina, pasticceria, cucina. Ho comprato questa Marisa, questa spatola in gomma siliconica. Questo invece è un pennello spennellatore, quando dovete spennellare l'uovo sulla pasta sfoglia o il latte, dovete spennellare, non importa cosa, dovete spennellare anche questo in gomma siliconica. Mi sono piaciuti molto, ovviamente sul sito trovate anche le misure, perché hanno un manico molto lungo, non sono come quelli piccini piccini della prima edizione di questi utensili che si trovano ancora, ma sono in svendita sul sito di IKEA, quelli tutti colorati, perché credo che li vogliano sostituire con questi che sono più grossi e hanno appunto un'impugnatura più confortevole, più comoda, e sono molto molto più lunghi e più pratici. Io la Marisa la uso tantissimo per pulire bene le pentole, per pulire bene il KitchenAid dagli impasti quando devo versarli nelle tortiere, quindi 1,50 euro e siamo a cavallo. Poi, sempre per Michele, ho acquistato lo scovolino per pulire le bottiglie, questo dal manico così lungo. Più che per le bottiglie, io l'ho preso perché lui, portandosi ogni giorno il thermos, sempre di IKEA, da un litro in ufficio, ha bisogno di avere uno scovolino che riesca a raggiungere il fondo per darci una pulita anche con un po' di aceto ogni 10 giorni, insomma, perché il tè rilascia depositi, un po' come il caffè, e quindi ogni tanto vanno puliti, insomma, altrimenti pian piano si fa il crostone e no. E quindi, per porre rimedio a ciò, scovolino gigante per bottiglie. Dunque, lo scovolino non ricordo se l'ho pagato 1 euro o 1,50 euro, comunque. Più o meno ci siamo. Ultimo articolo, pagato 12 euro, me lo ricordo perfettamente, si chiama Sommardrum, è una borsa termica. Adesso la apriamo. Un borsone termico per quando si va in giro, si fa qualche escursione, si sta fuori una giornata, mezza giornata, ci si prepara i panini, la pasta, la frutta, quello che è, una bella insalatona fresca. Le mie borse frigo ereditate da suocera e madre sono praticamente distrutte o quasi, per cui avevo bisogno di una nuova borsa termica. Questa è bella bella capiente. Oppalala. Beh, bella grande, eh? Ci sta dentro un botto di roba, se si vuole andare al mare in giornata, sì, ci sta dentro della frutta, dell'acqua, ci stanno dentro anche le posate, i piattini, quelli da escursione, quelli piccoli, i piatti, quelli di silicone che si schiacciano, e le posatine che si piegano, i bicchieri che si piegano, insomma tutto extra compatto.
Non ci sono tasche esterne tranne una aperta, questa a rete. Magari dentro ci può stare una bottiglietta, non lo so, o un cavatappino, qualcosina. Poi c'è la cerniera con il doppio cursore che corre tutto attorno. Non è gigantesca, però per due persone va più che bene. Con la sua bella tracolla. Mi sembra fatta di un materiale molto molto resistente, buono, di buona fattura. Insomma, per 12 euro... Bene amici, concludo qui questo video, vi ho mostrato tutti i miei acquisti fatti sul sito di IKEA. Se avete trovato qualcosa di vostro interesse scrivetemi un commentino qui sotto, il mio collo sta gridando vendetta, quindi ciaoone a tutti. Vi mando un grosso abbraccio e vi ringrazio per essere stati in mia compagnia anche in questa dolorosissima, piovosissima e umidissima giornata. Fatemi sapere magari se anche voi avete acquistato di recente da IKEA, se ci siete stati fisicamente oppure se avete fatto come me e avete approfittato dello store online. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!